recuerdo. Dale, dale, Eli, dale nomás. Ammazza. L'hai presa? Sì, presa. Eso tiene que estar ahí en el recuerdo. Come vedi saranno molto impegnativi. Diciamo, sì. Poi piacevoli. Impegnativi piacevoli, dal fatto che comunque questa passerà a nuova famiglia, nuova. Avrà nuovi proprietari, questo furgo che ha avuto un viaggio in Marocco importante. E poi noi avremo una nuova casa. Una nuova casa con sta registrando? Sì. Corri. Aia. Ciao a tutti. Ciao. Noi siamo Storie di Manu. Sono lei Elisabetta. Qui è Sebastiano. E Veyondina. Ciao Sebastiano. E siamo su Manu, che è la nostra casa, in fase di finitura. Ristrutturazione quasi finita, diciamo. Questa è una breve presentazione. Noi abbiamo acquistato il nostro primo camper nel 2016, un Leyland Sherpa, pochi lo conosceranno, noi non lo conoscevamo, è inglese, era un mezzo del 1980 con 4 marce, 1.8 motore aspirato. Abbiamo viaggiato per un anno con Sherpa. Poi in seguito a Sherpa abbiamo deciso di venderlo, ho deciso di venderlo e di acquistare un Iveco Daily del 35.8. Anche esso l'abbiamo totalmente smantellato e ricamperizzato. Poi nel febbraio del 2020 siamo stati in Marocco e la pandemia ci ha, diciamo, trattenuto lì in Marocco per 4 mesi ed è stato lì che abbiamo deciso di ridiventare full timer e di acquistare questo bellissimo camper. Chuck si gira. Stai filmando? Sì. Ciao a tutti, oggi vi presentiamo la parte esterna di Manu, anche se siamo ancora in fase di finitura dei lavori. Però lui è Manu, è un Mercedes 813 del 1982 con un motore 6000 e monta il motore OM352. Abbiamo scelto questo mezzo proprio per il fatto che noi cercavamo qualcosa senza elettronica e lui di elettronica non ha proprio niente, c'ha due cavi giusto per le luci e poco altro. E questa è la cabina, che siamo ancora in finitura. La cabina, stiamo finendo i lavori, abbiamo rivestito per adesso soltanto il soffitto, però dobbiamo ancora fare tutta la parte dietro, quindi abbiamo ancora un po' di lavoro sulla cabina. Era un camion Manu, quindi abbiamo il cronotachigrafo, perché era un trasporto legna in Germania fino al 1999. E poi nel 2000 è stata costruita
la cellula, sempre in Germania, per poi essere omologato in Italia nel 2009 con la cellula e già omologato camper. Qui di base avevamo il serbatoio, il generatore di corrente a benzina col suo serbatoio di benzina a fianco. Noi abbiamo deciso di toglierlo perché, siccome abbiamo l'impianto fotovoltaico che ci basta e ci avanza, abbiamo deciso di toglierlo e mettere un serbatoio del gasolio in più. Questo è un serbatoio da 120 litri e quindi era molto più essenziale per noi avere una riserva di gasolio per avere autonomia che avere un generatore di corrente, che fondamentalmente non ci serviva col fatto che abbiamo i pannelli. Qua ci sono l'impianto dei freni di Manu, siccome è un camion, quindi l'impianto frenante è ad aria, quindi qua abbiamo i serbatoi dell'aria. Qui vi faremo vedere più avanti che cosa abbiamo. C'è uno scompartimento che è tutto il sottopavimento di Manu, in cui dobbiamo ancora finire, quindi vi mostreremo più avanti cosa ci sarà, ve lo facciamo a sorpresa. Qui invece abbiamo la caldaia, che anche qui è l'unica cosa che ci rimane da collegare, la caldaia a gas. C'è un po' di casino dentro, però lei ci gestisce l'acqua calda e i termosifoni che abbiamo dentro, i tre termosifoni che abbiamo dentro Manu. In questa parte è semplicemente una presa d'aria con la possibilità di controllare il retro del frigo. Qua dietro abbiamo il frigo interno. Invece queste prese qui erano già presenti nella cabina, noi le abbiamo tappate perché non ci servivano, le abbiamo lasciate così esternamente per non chiudere il telaio, però la carrozzeria, però l'abbiamo tappata dall'interno. Questa è una cosa aggiuntiva che abbiamo messo noi, perché qui dietro c'è il bagno, il WC, ed è un reattore col pannelletto solare, quindi completamente indipendente, e aspira l'aria dal WC. Qui abbiamo il tappo, il bocchettone per caricare l'acqua. Abbiamo due serbatoi di acqua potabile dentro sotto pavimento, per un totale di quasi 500 litri di acqua potabile. E qui ci sono tutti i tubi per poter accedere alle cisterne dell'acqua con la pompa dell'acqua e tutto quello che riguarda il sistema idraulico. Questo qui l'abbiamo aggiunto a noi. Dentro questo cassone qui c'era il generatore di corrente che vi dicevo, che era posizionato più avanti. Abbiamo deciso di tenere il baule per mettere all'interno non si vedrà molto perché non si apre del tutto, però questa è la riserva delle acque grigie della doccia. L'abbiamo messa qui dentro così rimane protetta, dobbiamo ancora finire di isolare tutto, però lei è la nostra cisterna da 80 litri per la doccia, soltanto per la doccia. Qui siamo nel retro di Manu, questo è il garage che è stato aggiunto, cioè hanno proprio allungato il telaio. Il telaio è stato allungato per poter aggiungere questo garage, che è un metro di larghezza per un metro e mezzo in altezza. Ve lo faccio vedere, anche se abbiamo ancora tutti i lavori. Questo si apre al libro. Noi la nostra idea è di poter metterci una moto qui dietro e poi tutto il resto. Qua ci andrà la bombola del gas per fare, che ci gestisce l'impianto di riscaldamento, l'acqua calda e la cucina. Abbiamo forato, qui era chiuso, abbiamo forato questa parte che poi vi faremo vedere, che va a finire nell'altro garage che è sotto, rimane sotto il divano L che abbiamo, per poterci mettere le nostre tavole da surf. Ce ne stanno tre longboard, e almeno non abbiamo problemi di tenerli esteriormente. È molto semplice, basta farli entrare semplicemente dentro il garage posteriore e il garage anteriore di Manu. Qui siamo nel garage che si vedeva prima da dietro, dove abbiamo forato. Qui ci andranno
appunto le tavole da surf di lungo, e poi ci sarà ancora un po' di spazio per altro, però principalmente questo rimarrà il nostro vano per le tavole da surf. Abbiamo messo ugualmente, ci sono due prese qui per poter collegare, che sono ancora da finire, c'è un po' di cavi in giro, però ecco qua le prese, una e due, e per poter collegare attrezzi vari se ci servono esteriormente per poter fare lavori. Questa è l'apertura da questo lato di quell'altro vano che vi stavo dicendo, che vi faremo vedere, che stiamo ancora finendo, che passa sotto il pavimento. Qui sotto invece abbiamo la cisterna, il serbatoio del gasolio principale, sono 200 litri di gasolio, quindi un totale con l'altro di 320 litri abbiamo abbastanza indipendenza, autonomia diciamo. Qui a fianco c'è la ruota di scorta e dall'altro lato invece c'è lo scarico delle acque grigie, del lavandino cucina e lavandino bagno. Lo scarico delle acque grigie, appunto, per poterlo scaricare abbiamo la leva qua sotto, che è molto facilmente accessibile per poter scaricare le acque grigie del lavandino, del bagno e della cucina. Questa è l'entrata di Manu, l'entrata posteriore, e abbiamo queste scalette veramente molto comode. È stato progettato molto bene, è molto leggera perché è in alluminio, si tira sotto e si ritira semplicemente così, quindi è veramente una comodità. Questa è la parte dei pannelli di controllo di tutto l'impianto elettrico. Abbiamo un frigo equivalente della